commenta il fatto del giorno Walter Barberis, storico. La corazzata Potemkin, un mito del cinema, un episodio della grande storia del Novecento europeo. La corazzata Potemkin è un soggetto a metà fra mito, cinematografia, storia. Il film di Eisenstein, film di propaganda, uscito nel 1926, celebra l'episodio del 1905 secondo il quale la corazzata Potemkin vede per la prima volta l'ammutinamento dei marinai nei confronti dei propri ufficiali e simbolicamente nei confronti del regime zarista. Questi marinai vengono costretti a mangiare cibo avariato, si ammutinano, si ribellano, uccidono alcuni ufficiali, uno di loro, uno dei marinai, diventa il capo della rivolta, vengono condannati a morte, il plotone di esecuzione si rifiuta di sparare contro questi marinai, la nave approda a Odessa per una serie di circostanze anche fortuite, solidarizza con i marinai, il potere zarista spara sulla folla. Un'anticipazione di quello che sarà la rivoluzione del 1917. In quel frangente la corazzata Potemkin diventa il simbolo di una insurrezione che cambierà la storia del Novecento, non solo europeo ma mondiale.